Siamo con il segretario del PD Peppe Zambito, tutto pronto, fra 24 ore si voterà per le primarie, già sono state diramate le istruzioni, ma sentiamo esattamente come si svolgeranno le operazioni di voto. Ma già abbiamo individuato i seggi, abbiamo una copertura nel 90% dei comuni della provincia, per cui già sappiamo chi sono i presenti di seggio, sono arrivati i kit. Tutti i segretari di circolo hanno lavorato per l'allestimento dei seggi nei vari comuni, per cui siamo pronti, domani mattina alle 8 sarà possibile votare sia per gli iscritti del PD ma anche per i simpatizzanti, per quanti vogliono condividere il progetto politico del Partito Democratico. Sarà una bella festa di democrazia e al di là delle critiche e che come al solito arrivano in questi casi, io sfido chiunque ad organizzare, come fa il Partito Democratico a livello nazionale, dei momenti di partecipazione così ampia. Io credo che sia una scommessa che al di là del risultato di chi vincerà insomma le primarie, il Partito Democratico abbia già vinto da questo punto di vista. Ecco, fattivamente chiariamo, chi può votare? Ecco, non necessariamente chi è iscritto al partito, su questo facciamo un chiarimento. Sì, possono votare tutti, iscritti e non iscritti, anche ragazzi che dai 16 ai 18 anni che si sono preiscritti online entro giovedì. È chiaro, perché il PD è al momento il più grande partito che c'è in Italia, ci sono molte sfide che ci attendono e quindi secondo me è giusto che tutti possano anche decidere chi deve guidare il Partito Democratico. Non ci dimentichiamo che sarà un anno di sfide e dobbiamo capire che Europa vogliamo, che Stato vogliamo, che società vogliamo. E io sono convinta che molto può dire il Partito Democratico e quindi attraverso appunto il suo segretario, per cui la scelta è aperta a tutti. Ad Agrigento il seggio è al Bar Guardan dalle 8 alle 20. Vi aspettiamo per questo momento di incontro, perché è chiaro, chi viene al seggio può anche parlare di politica e si può discutere e ci possiamo confrontare, proprio perché siamo democratici e viviamo in un paese democratico. Noi non ci interessano i blog, i click, a noi ci interessa parlare e incontrare le persone. Ricordiamo le opzioni, ecco, per chi magari non è molto informato, approfittiamo di questa intervista. I tre candidati alla segreteria nazionale sono Matteo Renzi, Michele Emiliano e Andrea Orlando. Per noi è chiaro che io sono nella lista di Renzi, per cui la mia posizione è chiara, però è altrettanto chiaro che chiunque vince sarà il mio segretario.